Giovanni Dal Lago, che è il amministratore delegato di Officina Stellare, già affascinante dal nome. Esatto. Perché ovviamente Officina Stellare dice che cosa sarà, già però si capisce un pochino, che ha preso questo importante premio alla Asonext Awards, che riguarda la finance, quindi lo sviluppo, diciamo, così, che ha avuto. Ecco, lei ha fatto un intervento molto interessante dicendo peraltro sì, abbiamo preso il premio, ma siamo agli inizi, quindi molto ottimista. Sì, beh, senz'altro, noi abbiamo la fortuna che lavoriamo in un settore che adesso è molto caldo, che è quello della space economy, e quindi di fortissima crescita. I numeri, diciamo, sullo spazio sono molto importanti. E quindi quello che abbiamo fatto dal 2019, da quando ci siamo quotati, finora è stato sicuramente molto interessante, molto importante in termini di crescita, di investimenti. Abbiamo realizzato quello che noi chiamiamo Space Factory, però voglio dire, questo per noi è un po' il trampolino di lancio. Ma è vero che avete iniziato in un appartamento? Corretto, è verissimo. Sembra, insomma, la storia che ha raccontato l'altro cofondatore, che lei è uno dei cofondatori, ma corretto, quattro, sì. Mi sembra. Sì. A un certo punto, lo racconto ai telespettatori, quando hanno venduto il primo cannocchiale l'hanno dovuto smontare perché non passava dalla porta dell'appartamento. Esatto, è stato montato all'interno, diciamo, di questo appartamento. Quando è stato il momento di dover spedirlo, non passava più per la porta d'ingresso e quindi abbiamo dovuto rismontarlo, farlo uscire, e l'abbiamo rimontato nel piazzale. Grazie mille, è stato molto interessante. Speriamo che questi successi sicuramente proseguiranno, anche perché avete dovuto avere una crescita rapida. 2019 siete quotati, siamo nel 2022, in 3 anni, insomma. Sì. Sta andando quest'anno? Un anno un po' particolare? Beh, è un anno molto particolare, perché è un anno che è molto, può essere difficile sotto il punto di vista magari per gli accadimenti, per l'approvvigionamento, l'aumento. Però è un anno dove per noi è ancora un anno di grande crescita, ed è, diciamo, forse anche questo un po' un trampolino, proprio perché si parla tantissimo di space economy. Space economy è ovviamente il futuro, dove noi, una delle parti più importanti del nostro business. Grazie mille, Dal Lago. Grazie.